Ben ritrovati con Azzurra Sport in questo primo giorno della settimana. Spazio al basket, all'atletica, al calcio ma anche al nuoto. Incominciamo però dal volley e ritorniamo sulla sconfitta della Igor contro Modena. Brutto KO per la Igor Volley di Marco Fenoglio, sconfitta per 3-0 a Modena ed agganciate dalle Emiliane in classifica. Ha pesato la condizione di totale emergenza al termine di una partita dai due volti, combattuti nonostante tutto i primi due set decisi poi nel finale da qualche errore di troppo delle azzurre. Senza storia l'ultimo parziale segnato a metà da una break decisivo delle padroni di casa che si sono portate dal 12-10 al 24-14 sfruttando dunque un break di ben 12-2. La squadra di Alessandro Beltrami è scesa sul parquet con la formazione tipo, con posta da Diufo, Posta e Ferretti in cabina di regia, Folì ed Eyman al centro, Di Giulio e Horvat in banda con Arcangeli libero. Diverso il discorso per Fenoglio, in totale emergenza al centro, con il tecnico della Igor costretto a schierare Fabris nel ruolo per un sestetto composto da Signorire in regia e Fawcett opposta, Guigi e appunto Fabris al centro, Cruz e Malese vicino in banda e Sansonna libero. Come detto, grande equilibrio nel corso del primo set, con Cruz e Malesevic decisamente ispirate per le bianco-blu ospiti. Da metà set in avanti si procede con le due squadre che lottano punto su punto. La Igor arriva avanti sul 22-21 e conquista anche una set ball grazie a Guigi. Ma Novara non è concreta, pasticcia e Modena ne approfitta vincendo 27-25. Molto simile il secondo set con le due squadre che rimangono incollate l'una all'altra fino al 21-18 quando il parziale si spezza in due a causa di alcune decisioni arbitrali davvero molto molto contestate che portano addirittura all'espulsione dal campo di Fabris. Le padrone di casa dunque chiudono 25-22 il secondo set. Nel terzo set non c'è partita, la Igor rimane nel match fino al 12-10, poi Modena con Horvat scatenata piazza un break decisivo e si impone 25-17 dopo l'errore in battuta della Fawcett. C'è grande rammarico soprattutto per il primo set buttato via nella finale, ha spiegato nella dopo partita il tecnico Marco Fenoglio, e poi per come è andato il resto della partita. Eravamo in situazione d'emergenza e perdere poteva starci, il problema è come è maturata la sconfitta, soprattutto nel finale di secondo set e nella terzo. Abbiamo perso la bussola e smesso di lottare e questo è l'aspetto che meno mi va giù. Le azzurre, che questa mattina hanno partecipato con staff tecnico e società ai funerali della madre di Sara Bonifacio, riprenderanno il lavoro già nelle prossime ore in vista della partenza di martedì sera per Baku per l'andata del Challenge Round in programma nella capitale azzera giovedì alle ore 15 italiane. Novità per la Virtus Verbania, c'è infatti un ingresso in società, un avvocato d'affari milanese affiancherà l'attuale proprietà della famiglia D'Onofrio, l'uomo che ha già incontrato l'amministrazione comunale, sarà presentato in una conferenza stampa la prossima settimana. Questa stagione darà un contributo economico e quando la società diventerà una SRL acquisterà alcune quote. Nel prossimo servizio parliamo ancora di calcio, analizziamo il magico momento dello Sporting ed un campionato di eccellenza davvero pazzo. Ci sono partite che possono cambiare una stagione. Quella che sabato Sporting Bellinzago ha vinto contro il Bra passando dallo 0-2 di metà partita al 3-2 del 94esimo targato Montante al sapore dell'impresa. Tre punti arrivati in rimonta, strappati con le unghie e con i denti, grazie allo spirito di una squadra ormai ad immagine e somiglianza del suo allenatore. L'esultanza finale, con tutti in campo ad abbracciarsi, testimonia al meglio l'unione di questo gruppo, cui nessun traguardo a questo punto è precluso. Crederci adesso diventa un dovere. Lottare per la Lega Pro è un passaggio quasi obbligato per una squadra che, dopo le due sconfitte con Borgosesi e Lavagnese, è tornata a viaggiare come un treno. 4 vittorie nelle ultime 5 partite, unico pareggio con il lanciatissimo Rapallo Bogliasco. Mercoledì derby con il Gozzano, domenica trasferta a Chieri. Altri due match per continuare il volo e per mettere paura alla Caronnese. Come direbbe Obama, yes we can, ma anche in eccellenza lo scenario è esaltante. E ci tocca alzare il braccio e chiedere venia, perché dopo la vittoria nello scontro diretto con la Juve Domo ed un vantaggio di 10 punti sulle inseguitrici, avevamo detto che il campionato di eccellenza lo poteva perdere solamente il Borgaro.
Tre giornate dopo, la squadra di Licio Russo è in piena crisi. Terza sconfitta consecutiva ed ora i punti di vantaggio sui Granata sono 3. 4 sui biancocerchiati e 6 sul Baveno, con lo Stresa che, vincendo il recupero, potrebbe andare a meno 5. Insomma, tutto clamorosamente ed incredibilmente riaperto. Non solo, ora il vantaggio a livello psicologico è tutto a favore di chi sta dietro. Onore dunque a Juve Domo, Virtus e Baveno, che non hanno mai alzato bandiera bianca. E ora ci credono. E come se ci credono? Ora il basket. Alessandro Magro è in discussione. La sconfitta di ieri a Scafati, la quarta consecutiva, sta portando la dirigenza Paffoni ad un'attenta analisi della situazione. Preoccupa l'involuzione della squadra, apparsa stanca, svuotata psicologicamente e fisicamente. La sensazione è che possano esserci delle novità nel corso delle prossime ore in vista della partita chiave per il futuro della Fulgor sabato prossimo a Verbania contro Barcellona Pozzo di Gotto, autentico spareggio salvezza tra due squadre divise da 2 punti in classifica. Ed ora invece andiamo a Mergozzo, dove domenica c'è stato il cimento invernale. Organizzata dalla locale delegazione della Croce Rossa e da Dimensione Sport in collaborazione con la Proloco, si è svolta domenica mattina la quarta edizione del tuffo nel lago di Mergozzo. Il cimento invernale, patrocinato dal comune di Mergozzo, ha visto gettarsi nelle fredde acque del lago 34 pinguini. Così sono stati infatti scherzosamente chiamati sulla t-shirt ricordo i temerari che hanno osato sfidare 4 gradi di temperatura dell'acqua e 2 dell'aria. La manifestazione si è svolta nelle acque antistanti Piazza Cavour e come trampolino i bagnanti hanno usato il piccolo pontile adiacente. Non è stata una semplice toccata e fuga come si potrebbe pensare, vista la bassa temperatura. Molti hanno fatto diverse volte il tuffo e nuotato per alcune decine di metri, così come proprio conviene a veri e propri orsi polari. Doveroso, dopo essersi asciugati, riscaldati con un po' di tè o cioccolata bollente. Preparati dall'organizzazione. Come sempre, spirito goliardico, risate, sguardi incuriositi ed increduli dei numerosi spettatori assiepati lungo il lungo lago di Mergozzo. E l'arrivederci al 2017 per un appuntamento che oramai è diventato una tradizione e ogni anno richiama sempre più temerari. Questo è l'inizio delle nostre attività sportive, dove ci vede legate, dove ci vede legati fin dal cimento. Poi successivamente avremo il 17 luglio la 13ª traversata del lago di Mergozzo, seguirà poi sempre in concomitanza con la festa della Croce Rossa di Mergozzo il giro podistico che l'anno scorso ha visto quasi 1000 persone, per poi passare all'Eco River Run che è giunta alla sua terza edizione e per finire poi al 4 settembre con il Triathlon Internazionale di Mergozzo. E vicino per sempre nel cuore. Strepitoso Luca Martinis, l'atleta torinese ma che è anche tesserato dell'Atletica Cistella ed è allenato da Gualtiero Guenza, ha ottenuto un fantastico terzo posto nella gara dei 400 metri dei campionati italiani promesse junior indoor ad Ancona. Assurda peraltro la situazione logistica in cui questi ragazzi sono costretti ad allenarsi, il fatto che uno dei migliori italiani sui 400 appartenga ad una realtà dove non c'è pista idonea a gare e allenamenti ed è costretto a trasferte in Lombardia, Basso Piemonte, Svizzera, la dice lunga. Noi ora invece scopriamo ospiti e contenuti di Dilettanti per Dire di questa settimana. Nuovo appuntamento con Dilettanti per Dire, in questa prima parte insieme a noi Fabio Marchionini, team manager dello Stresa. Ciao Fabio. Ciao Daniele, buonasera a tutti i telespettatori di Televicio. E Santiago Sogno, bomber del Baveno. Ciao Santiago. Buonasera Dani, buonasera a tutti. Clima diverso, eri stato qui all'inizio dell'anno, dopo 3 o 4 giornate il Baveno era inaspettatamente sul fondo della classifica, ti ritroviamo qui dopo 4 mesi o 5 mesi e il Baveno è quarto in rampa di lancio in un campionato che si è clamorosamente riaperto ieri. Sì, posso dire che questa volta sono venuto molto più tranquillo rispetto all'ultima volta, perché eravamo in una situazione di classifica diversa. Adesso posso dire che sono abbastanza contento di quello che stiamo facendo e di quello che abbiamo fatto e speriamo di continuare così. Chi lo vince il campionato di eccellenza? Chi lo vincerà? Non lo so. Io spero il Baveno, però non dipende da noi adesso perché siamo ancora sotto di altre 3 squadre.
però ci proveremo. Fabio, voi non lo volete vincere, però se vincete il recupero di mercoledì con la 9 siete a meno 4, meno, meno 5 addirittura dalla prima della classe, no? Sì, noi abbiamo già fatto tanto, adesso addirittura vincere il campionato mi sembra un pochino, beh ovvio non è che giocheremo per perdere, ovviamente le partite vanno giocate sempre per vincere, però. Qual è il segreto dello Stresa? La compattezza del gruppo, è il mister. È il mister un po' la società, dai mettiamoci anche la società. Mercoledì turno in fase settimana in Serie D, Sporting Bellizzago Gozzano, Sporting secondo con la grande rimonta contro il Bra, come finisce il derby? Secondo me i derby sono tutti impronosticabili, però la favorita è lo Sporting, arriva da un buon momento, Gozzano ha qualche problemino, anche di infortuni. Santiago? Secondo me anche lo Sporting sta bene fisicamente e anche mentalmente, il Gozzano dovrà fare una grossa partita se vorrà portare a casa i punti, però sarà un derby molto equilibrato e combattuto. Vi daremo anche conto delle novità societarie della Virtus Verbania con l'ingresso di un uomo di fiducia di D'Onofrio, un avvocato d'affari, con conferenza stampa la prossima settimana. Nella seconda parte Daniele Massoni, tecnico della Briga, e Cesare Rampi, mister del Feriolo. Non perdete Dilettanti per Dire. Era l'ultimo servizio di Azzurra Sport di oggi, la linea ora può tornare alla rete, grazie per essere stati con noi, tutti gli aggiornamenti su tuttonotizie.info, buon proseguimento.